chiediamo di commentare questa pirotecnica gara d'andata con 6 gol. Il Pescara ha subito ancora una volta tanto, però è stata una partita piacevole, tutto ancora in equilibrio. Sì, tutto in equilibrio, anche se anche oggi abbiamo dimostrato la nostra fragilità lì dietro, perché dalle palle inattive abbiamo preso addirittura da due palle inattive, da un fallo laterale abbiamo preso 3 gol, cioè una cosa che non si può sopportare, perché poi la squadra gioca, crea, fa gol, però dobbiamo essere più attenti, perché non, altrimenti cioè, ogni volta che arriva una palla in area è una sofferenza. E soprattutto è un peccato, perché il Pescara l'aveva sbloccata subito questa sera. Sì, ma l'aveva sbloccata subito, e devo dire che anche loro hanno fatto una buona partita e sono venuti qua assolutamente non a fare ostruzionismo ma a giocare, quindi complimenti anche a loro, che è una buona squadra, non a caso è arrivata terza nel suo girone. Adesso il Pescara si giocherà tutto in 90 minuti, a differenza delle gare secche, questa è un'altra gara secca, ma a differenza di quelle con Gubbio e Carrarese deve vincere per forza, e non ci saranno Pompetti, De Risio, Dursi, ce lo dica lei. Ma questa gestione dei cartellini oggi non è che mi sia tanto piaciuto, perché obiettivamente loro hanno fatto tanti falli come i nostri e non sono stati ammoniti. Noi De Risio addirittura al primo fallo, che poi vorrei rivederlo pure il fallo, non si può ammonire così. Comunque sapevamo che avevamo i diffidati e quindi andremo lì con quelli che abbiamo. Dobbiamo fare una grande partita per ribaltare il risultato, per vincere la partita, cioè abbiamo un solo risultato e quindi ci toccherà a noi adesso fare la partita. Dursi, che possibilità ci sono con il ricorso? Abbiamo fatto il ricorso, adesso credo che tra lunedì e martedì si discuterà. Delle Monache ve lo lascerà Corradi? Perché in 5 minuti ha spiegato calcio sulla fascia sinistra. Ma Delle Monache, ho sempre detto, è un ragazzo molto bravo, un ragazzo di grande prospettiva, non gli si può dare la croce addosso, però è un ragazzo che ce l'abbiamo e lo dobbiamo utilizzare. Ma Corradi ve lo lascerà? Questo non lo so, adesso vedremo. Studio. Sì, domanda di Fabio Ferraresi. Buonasera Presidente. No, io al Presidente intanto un saluto. Ciao Fabio. Io credo che ci sia da essere ottimisti e soddisfatti per comunque la reazione che ha avuto la squadra. Non era facile dopo essere andati sotto 3-1, quindi io credo che ce la possiamo giocare. Io non lo so lui dal campo come l'ha vista, io sono stato io a casa in TV, mi è sembrata una squadra viva fino alla fine, con comunque delle armi da giocare contro una squadra forte, però c'è da essere ottimisti secondo me. Hai ragione Fabio, io la partita l'ho vista così come l'hai vista tu da casa, nel senso che il Pescara è stato in campo sempre e devo dire, oggi devo fare i complimenti veramente ai tifosi del Pescara, perché hanno incitato la squadra dal primo all'ultimo minuto, anche in una situazione di difficoltà, perché è chiaro che andare sotto di 2 gol non era facile. E quindi complimenti anche a loro, perché hanno aiutato la squadra, hanno spinto la squadra a questo recupero, e alla fine potevamo fare anche gol su quella palla di Delle Monache. Però siamo fiduciosi, perché comunque la squadra dimostra di essere viva e di stare sempre in campo, di cercare sempre di fare gol, quindi toccherà a noi fare la partita, andremo lì per cercare di vincere. Un'altra domanda, che poi deve salutarci il Presidente. La domanda ancora Fabio per il Presidente. No, Sebastiano. Che prospettive, che possibilità ci sono secondo te, Pres, di far rientrare Marco Delle Monache dalla nazionale? Perché quello visto oggi può essere un'arma importante per noi nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. Adesso vedremo, perché è evidente che poi le nazionali minori non c'è tanta gente del 2005 che gioca in prima squadra, quindi bisognerà chiedere un attimino alla nazionale, vedere un po' se è possibile trattenerlo, perché poi tra le altre cose abbiamo tanti diffidati, siamo contati e quindi è un giocatore che ci servirebbe. Presidente, sono novità sulla società, io glielo chiedo sempre, ma credo che in queste ore è cambiato poco, sbaglio? No, sto andando avanti per la mia strada, alla fine arriverò a Dama, non vi preoccupate. Grazie Presidente.